Con la gentilezza si può scuotere il mondo. È la nota citazione di Mahatma Gandhi, riportata da un gruppo di giovani su una panchina dei giardini di Viale Nazario Sauro a Sassonia di Fano. Dopo averla tinteggiata ieri di colore viola, oggi hanno scritto con un pennarello nero una delle frasi più celebri del filosofo indiano, completando poi l'opera con le proprie firme su quella che è diventata la prima panchina della gentilezza nel comune di Fano. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Ci sto a fare fatica, rivolto ai giovani dai 16 ai 35 anni e dedicato alle attività che fanno perno sulla cittadinanza attiva e sulla valorizzazione del patrimonio pubblico. Tra loro questa mattina c'era anche Anastasia, 16 anni, di Fenile. Anastasia, perché hai deciso di partecipare a questo progetto? Allora, io personalmente ho deciso di partecipare per contribuire un po' a migliorare l'ambiente qui a Fano e infatti siamo stati in varie parti di Fano, siamo stati prima alla Sassonia, poi siamo stati anche in centro e poi ci siamo spostati anche qui a Lido e abbiamo fatto anche passeggi. Ho inciso la frase di Gandhi, Mahatma Gandhi, nella panchina della gentilezza. Com'è stata questa esperienza? Allora, io sono stata qui 3 settimane, quindi ho conosciuto varie persone, quindi non soltanto è stato bello per appunto aver aiutato un po' a migliorare Fano, ma anche perché appunto ho fatto amicizia con tante altre persone che prima non conoscevo e è stato molto divertente comunque anche partecipare a questo progetto proprio per questo. Al termine dell'esperienza i ragazzi hanno ricevuto un buono settimanale del valore di 50 euro che potrà essere speso in alcuni supermercati ed esercizi commerciali della città. In questo caso lo abbiamo voluto chiudere con gentilezza, perché la gentilezza avviene appunto attraverso l'incontro di due colori, uno è il blu che è quello della profondità assieme al rosso che è quello della concretezza, proprio per dare un gesto e lasciare sulla città un simbolo vero. Oggi lo è, si affaccia al mare, è un gesto molto bello perché i ragazzi hanno fatto un gesto di gentilezza anche nei confronti della città mettendosi a disposizione in queste 3 settimane, per cui speriamo che tutti quelli che si siederanno e chi comunque attraverserà questo luogo verranno contagiati da questo gesto gentile. Presente all'iniziativa anche l'assessore Dimitri Tinti, il quale ha precisato che l'ambito sociale 6, di cui è presidente, fa parte da circa 2 anni della rete nazionale Costruiamo Gentilezza. Tra l'altro siamo l'unico ambito che ha aderito su scala nazionale e abbiamo coniato lo slogan Ambito 6 Gentile. Ecco, Fano e altri comuni hanno già fatto questa esperienza della panchina della gentilezza, vedi Monteporzio. E Fano lo fa in questo momento e l'ha fatto mettendo insieme anche un'altra progettualità, quella realizzata con la Regione Marche e il CSV Marche e in collaborazione con l'assessorato alle politiche giovanili, quindi Barbara Brunori, che è appunto quello di dei giovani che hanno prestato il loro tempo di vacanze per prendersi cura di alcuni elementi di arredo con un bel gesto, davvero un bel gesto di gentilezza, perché la panchina è anche luogo di incontro, di relax, di socializzazione e quindi un bel messaggio che viene dai giovani che hanno fatto questa esperienza e che consegnano a tutta la comunità, perché è un gesto perché la gentilezza non è solo a parole ma deve essere appunto di azioni concrete.